Benvenuti, siamo con Pietro Di Stefano, assessore uscente alla ricostruzione, candidato al Consiglio Comunale nella lista del Partito Democratico. Assessore, benvenuto, la sua è una delega molto importante, forse la più importante all'interno della Giunta, ma anche quella che è stata più al centro, diciamo, delle controversie fra il Comune dell'Aquila e la struttura commissariale. Sì, innanzitutto saluto tutti gli ascoltatori di Abruzzo Web, vi faccio i complimenti anche per i bellissimi studi che qui avete. Sì, credo che è ovvio che sia una delega pesante, importante, perché è la delega della ricostruzione, quindi si tratta di ricostruire il nostro tessuto urbano, i nostri centri, a partire da quello più importante che è quello dell'Aquila. In realtà noi abbiamo avuto un po' di vicissitudini, perché abbiamo provato più volte a far capire la differenza che correva tra quello che è scritto nella legge, articolo 14,5 bis, dove è richiamato il piano di ricostruzione, a cosa serve. Quindi serve per la ripresa socio-economica, serve per far rientrare le famiglie nelle loro abitazioni, serve per la riqualificazione dell'abitato. Ed è un piano che di area vasta, insomma, che solletica lo strategico e l'aspetto economico, da quello che invece è l'impellenza, cioè rimettere le popolazioni dentro le loro abitazioni. Quella è l'impellenza. Quindi sulla base di questo abbiamo provato a dire, nel mentre che disegniamo le linee strategiche e nel mentre che facciamo anche concertazione con i vari soggetti e anche con i cittadini, informazione, condivisione di questi strumenti, su dove vogliamo andare, su qual è il futuro della città e come vogliamo dividerlo per le persone, nel mentre che si fa questo, interveniamo sulle abitazioni. Intervenire sull'abitazione era l'aspetto più importante, perché aiutava a far rientrare le persone nelle loro case, ma aiutava soprattutto a far riprendere la città, le città, i centri abitati. L'Aquila è una città capoluogo di regione. Il suo tessuto ospitava attività commerciali e ospitava anche uffici, vari uffici, sia pubblici sia di tipo privato con studi tecnici. Se la si tiene a lungo ferma, quell'economia che era il cuore pulsante di quella città si riorganizza altrove. E noi viviamo anche un periodo di crisi, per cui reintervenire lì dentro sarà difficilissimo. Ecco perché bisognava guardare subito lì, immediatamente lì, e avremmo evitato l'ulteriore compromissione di quel centro abitato, che con 3 anni che è stato fermo, ovviamente gli agenti atmosferici hanno fortemente influito. Per questo ancora mancano molte misure economiche. Ecco, noi vorremmo parlare delle tante misure economiche che ancora mancano, piuttosto che farci portare in discussioni fuorvianti, come è stata fuorviante la discussione sul piano di ricostruzione, che nel mentre lo stavamo facendo ci si diceva che non lo volevamo fare. Volevamo proporre una strategia che era, come dire, quella che sentivano i cittadini, perché il cittadino quando lo incontra ti dice subito quando posso rifare casa mia, e ci si è detto che non lo vogliamo fare. Ora spero che si sia compreso, che sia finito il tempo delle polemiche e che si possa camminare avanti. Ma si cammina avanti se gli enti locali tornano ad avere il loro protagonismo come la Costituzione insegna. Adesso, al di là delle polemiche, il piano di ricostruzione è stato redatto, va avanti l'iter burocratico e amministrativo. Ci vuole dire a che punto si trova e soprattutto ricordare quali saranno i costi del piano di ricostruzione, perché anche quello della spesa sarà un tema centrale di qui a qualche anno. Allora, il Comune dell'Aquila ha fatto il suo primo piano di ricostruzione, l'ha fatto anche cogliendo un po' di emozione che c'era. È stato quello di Onna, l'ha approvato il Consiglio Comunale nel novembre 2011. Poi ha fatto il piano di ricostruzione generale del centro storico e delle frazioni e l'abbiamo approvato a febbraio 2012 con il Consiglio Comunale. Io credo che tu sai, ma voi, penso gli ascoltatori sanno, che comunque il decreto 3 diceva un'altra cosa, che lo poteva fare con atto monocratico il sindaco. Ecco, noi invece l'abbiamo sottoposto all'informazione e alla condivisione dell'intero Consiglio Comunale, perché questo era giusto fare. Sia per Onna sia per il piano generale è fermo alla struttura commissariale. Ciononostante noi andiamo avanti, stiamo facendo le conferenze di servizi come dice quel decreto, sono venuti gli enti, non è venuta la provincia, speriamo che intervenga dopo. Abbiamo fatto la stima dei costi, abbiamo 3 milioni e mezzo per la città dell'Aquila, 1 milione e mezzo per le frazioni, 1 miliardo e mezzo per le frazioni, 3 miliardi e mezzo per la città dell'Aquila. Sono costi di larga massima perché sono stati applicati i parametri delle ordinanze, questo non sarà ovviamente il costo del progetto.
Torno a dire che però mancano le misure economiche. Le misure economiche mancano soprattutto per le attività produttive, quelle attività produttive che erano nel centro storico, che erano immobili singoli e comunque oggi hanno solo 80.000 euro e non ci fanno un bel nulla. Pensate al Duca degli Abruzzi o del Sole, che hanno 80.000 euro e hanno danni per milioni di euro invece. Mancano le misure economiche per recuperare i palazzi storici non vincolati, ma che comunque hanno intrinsecamente un valore storico e che serve a mantenere il complesso urbano storico della città. Ecco, noi dobbiamo cominciare a ragionare di questo. Ovviamente queste misure, il piano di ricostruzione già le porta, perché le abbiamo calibrate con questi costi ai prezzi di intervento, che dirlo, le ordinanze, ma rapportati al palazzo storico. Dovremmo trovare la condivisione del governo. Io credo che il governo ci debba mettere qualcosa in più per l'Aquila, perché lì non è che si gioca la partita solo per il comune dell'Aquila o per queste comunità locali. Lì ci si gioca la partita, il governo italiano, cioè il sistema Italia. Se l'Aquila ritorna bella, ritorna fruibile, se riusciamo a cambiare anche il corso della storia, della politica di questa regione, politica ovviamente in termini economici, far diventare veramente quest'asse come cerniera tra Tirreno e Adriatico, come abbiamo sempre detto, ma ci è mancata sempre la forza di farlo, riequilibrare anche i rapporti a livello regionale, noi avremo compiuto una grande operazione di intelligenza politica per quanto riguarda le aree interne. Altrimenti questo rischia di essere l'ennesimo sisma che comunque è dimenticato nel tempo, che trascinerà le ferite per anni e anni e anni. E questo credo che l'Aquila non può né deve permetterlo. Un'ultima domanda, molto velocemente. Lei, prima di essere amministratore del Comune dell'Aquila, è stato negli anni 90 sindaco di Cagnano, quindi di un paese alle porte dell'Aquila. Quanto è importante recuperare questo concetto della città-territorio e dirimere anche quella parte di conflittualità che c'è stata fra il Comune dell'Aquila e i paesi del cratere? Io ho coscienza di parlare con un bravissimo sindaco in questo momento e credo che parte di quella conflittualità non muoveva dei sindaci, ma sia stata indotta. La storia stabilirà quando è stata indotta. Per quanto riguarda quanto è importante recuperare, io credo che ognuno di noi non si affranchi dalla propria storia, né la città dell'Aquila può affrancarsi dalla propria storia. L'Aquila nasce per volontà dei castelli che gli diedero luogo. Ecco, parte di quelle radici della città sono in quei castelli. Se noi andessimo a guardare gli abitanti di questa città, scopriremmo che ci sono di tutto il circondario. Spesso noi dicevamo che l'Aquila vampirizza un po' il territorio, ma l'Aquila è proprio questo, è il centro, il coagulo di un territorio vasto. E quindi quando si parla di ricostruzione e parlo di una tessitura di carattere economico, di nuove relazioni, non si può guardare solo all'Aquila. Io dicevo prima, cerniera Tirreno Adriatico non può riguardare solo la città dell'Aquila, ma riguarda un asse che è rappresentato in questo territorio anche dai comuni, soprattutto anche dai comuni del cratere, per quello che si esprimono e per l'area che abbraccia. Ecco, credo che dovremmo sederci subito intorno a un tavolo e riarticolare queste funzioni, ma sono funzioni che i sindaci conoscono. A me insomma mi lascia un po' stupito che si siano potute emanare delle linee a grande maglia di ricostruzione per area vasta senza che i sindaci ne abbiano discusso. Probabilmente vengono da documenti già scritti come il QRR o il PTP della provincia in cui è stato redatto. Probabilmente però, siccome affondano in anni passati, qualcosa molto di più andava messo in quei documenti e che non è stato messo, perché se si fa un documento strategico senza la concertazione delle autorità locali, spesso si possono dire cose errate che comunque non trovano un radicamento nella società che noi esprimiamo.